di promozione sia istituzionale che operativa. E allora iniziamo questo percorso. Iniziamo come IGP, quindi come indicazione geografica protetta, nel 2003, dopo 4 anni di attesa, avevamo un problema statutario che non si conciliava con le esigenze previste dalla normativa comunitaria e nazionale, quindi ci furono 2-3 anni di pausa perché dovevamo sistemare un problema statutario interno. Dopo questi 2-3 anni, nel 2006 riprendemmo la questione fu riveduta e ricorretta nell'idea che l'indicazione geografica protetta è un riconoscimento sì importante, sì strategico, però è sempre un riconoscimento che è meno importante della denominazione di origine. La questione che a suo tempo fece scegliere il percorso della denominazione di origine protetta fu perché c'era l'obbligatorietà di lavorare il prodotto all'interno dell'area di coltivazione. Questo fu, diciamo, un lago della bilancia, per dire, noi andiamo verso la denominazione di origine protetta proprio perché vogliamo, e tutti i produttori a quel tempo in assemblea decisero, di far sì che il valore aggiunto della lavorazione rimanesse all'interno del territorio e non andasse a finire come in altre situazioni di prodotti riconosciuti come in CP, dove il prodotto varcava i confini del territorio e magari altre regioni veniva lavorato e quindi il valore aggiunto della lavorazione successiva andava in altre aree con tutti i rischi relativi ai controlli, cioè dire, il prodotto che esce fuori dal territorio non già confezionato, completo, diventa veramente difficile poi poter effettuare tutti i controlli. E quindi nel 2006 fu decisa questa impostazione e da quel momento, devo dire, con il supporto della regione siciliana, dell'assessorato di agricoltura, con il supporto della deputazione locale, voglio ricordare al senatore Cusumano che su questo ci deve un grande contributo ai tempi quando era al Senato, affinché diciamo, si restringessero i tempi burocratici di approvazione. Nel 2007 la regione siciliana approvò subito il nostro disciplinare, il nostro regolamento. Nel 2008, se vi ricordate, già avvenne la pubblica audizione, quindi il Ministero approvava una pubblica audizione, approvava la DOP che due mesi dopo fu pubblicata praticamente con un decreto ministeriale del 11 gennaio 2008. Quindi è da quel momento, vogliamo dire, che già noi ci siamo adoperati affinché la DOP fosse già sul mercato, perché le aziende subito dopo, nonostante fossero in piena campagna, noi avevamo già predisposto il packaging per i produttori che potevano già utilizzare e inserire e mettere nel mercato quel prodotto, e quindi già nel 2008 iniziamo a commercializzare il prodotto.